Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le veste strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi, tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se lo aspetta, e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Sorelle e fratelli carissimi, siamo giunti alla prima domenica di agosto di questa caldissima estate e tutti abbiamo nella mente e nel cuore un solo desiderio: rilassarci un attimo, riposarci, pensare alle nostre vacanze, a un po' di tempo libero, pensare ai monti, al mare oppure al lago. E sembra che Gesù quasi si diverta a crearci qualche problema durante questa estate, quasi ci infastidisce come una zanzara, viene a pungerci in qualcosa che davvero inquieta il nostro cuore. E viene a dirci continuamente: state svegli, vigilate. Noi vorremmo riposare di più, vorremmo alzarci tardi, vorremmo fare le ore piccole, vorremmo essere con la testa un po' svagata, e invece Gesù ci chiede di stare sul pezzo, di rimanere sempre svegli e attenti. Ma non deve sembrarci così strano, perché in effetti, anche durante le vacanze, alle cose fondamentali, come se ci badiamo. Pensiamo al momento della partenza, controlliamo la macchina, la pressione dei pneumatici, se c'è l'olio nel motore, se abbiamo fatto il pieno, proprio per non avere sorprese durante il viaggio. Stiamo attenti a non mangiare troppo, a non bere, in modo tale da essere precisi e attenti lungo tutto il percorso. Se abbiamo dei bambini, non stacchiamo gli occhi da loro perché non possa succedergli nulla di male.
Quindi anche in tempo di estate e di vacanze alle cose fondamentali ci teniamo, alle cose essenziali stiamo ben attenti. E a cosa ci chiede il Signore di stare attenti? A dove abbiamo il nostro tesoro? Perché dov'è il nostro tesoro, lì sarà anche il nostro cuore. Ricorderete tutti che domenica scorsa il Signore Gesù nel Vangelo ci ha detto: non mettete il vostro cuore nelle cose, non puntate tutto sugli averi, sulle ricchezze, sui beni, perché la vostra vita non dipende dai vostri beni. La nostra vita, care sorelle e cari fratelli, non dipende da ciò che abbiamo, ma da ciò che siamo. Da come abbiamo impostato la nostra esistenza, da ciò a cui abbiamo dato la priorità. E Gesù ci definisce piccolo gregge dicendoci queste cose, usa questo vezzeggiativo come quello che usano le mamme e i papà nei confronti dei loro figli, che anche quando hanno 40 anni e sono alti 2 metri, per i genitori sono sempre piccoli. Gesù ci dice: voi siete piccoli, ma siete nel mio cuore. Voi siete piccoli, ma siete nel cuore di Dio. Voi siete piccoli, ma interessate al Padre mio e anche a me. E siccome siete piccoli, siccome siete pochi, noi ci possiamo interessare e prenderci cura personalmente di ciascuno di voi. Insomma, Gesù, il pastore bello, il buon pastore, per ciascuna delle sue pecore trova la parola giusta e il gesto giusto da compiere. Per tutti noi ha uno sguardo personalizzato, per tutti noi ha un'attenzione particolare. E dobbiamo stare attenti nel modo in cui impostiamo la nostra vita. Gesù ci dice di impostare la nostra vita costruendoci un tesoro davanti a Dio, quello che i ladri non possono rubare, quello che i tarli non possono corrodere. E già lo accennavamo domenica scorsa, ciò che passa alla dogana della vita, ciò che supera i limiti di questo mondo, non sono le cose che non possiamo portare con noi, è soltanto l'amore, ciò che avremo condiviso, ciò che avremo speso in solidarietà. E Gesù questo lo ribadisce dicendoci: date in elemosina le vostre cose. Ovviamente Gesù non si sta riferendo soltanto ad offrire qualche piccola offerta in denaro o in beni materiali alle persone che ce lo chiedono, anche questo, ma il termine elemosina utilizzato da Gesù, il termine elemosina così come lo intende l'intera Bibbia, fa riferimento allo stile di Dio, lo stile di Dio che è ricco di misericordia, che ha pietà di ciascuno di noi, che ha compassione di ciascuno di noi, cioè che si mette nei nostri panni, che cerca di capire il momento che stiamo vivendo, la situazione che stiamo attraversando. E puntando quindi sull'elemosina, puntando sulla relazione con il prossimo e con Dio, noi sicuramente staremo mettendo da parte le ricchezze vere, quelle che possiamo accumulare davanti a Dio, quelle che, come già accennavo, né i ladri possono rubare né i tarli mangiarsi. E per farci comprendere questo, Gesù utilizza 3 piccole parabole. Il suo stile è sempre quello. Attraverso le storie ci invita a prendere parte a quello che lui dice, ad entrare nei protagonisti delle storie che lui racconta, perché così possiamo modificare i nostri modi di pensare, di parlare e di agire. Nella prima parabola Gesù mette in evidenza come deve essere la Chiesa, come deve essere la comunità ecclesiale e la società civile, paragonata alla casa di cui il padrone, invitato a pranzo, lascia la gestione ai suoi servi. Circa un mesetto fa, nel mese di luglio, con la casa di Betania, Gesù ci aveva fatto notare
che la comunità ecclesiale, la società civile dovrebbero essere una comunità e una società di fratelli, proprio come nella casa di Betania, dove non c'erano genitori, non c'erano figli, ma appunto soltanto fratelli. Oggi aggiunge un altro particolare Gesù. Nella casa di questo padrone, che è la Chiesa, che è la società, dovremmo essere tutti servi. In questa casa, uscito il padrone che è Gesù, siamo tutti servi. Nessuno è eminenza, eccellenza, reverendo, onorevole, signore. Nessuno deve essere riverito, nessuno deve essere osannato. Tutti siamo chiamati ad essere servi. Tutti siamo chiamati a metterci al servizio gli uni degli altri e a farlo sempre, perché il cristiano, il vero uomo, la vera donna, non mettono mai a riposo il loro essere servi, il proprio servizio. H24, noi dobbiamo essere disponibili al servizio, ci dice Gesù. Dobbiamo avere cioè sempre le vesti strette ai fianchi. Gli ebrei e gli antichi in genere, lo vediamo dai film d'epoca, avevano delle tuniche molto lunghe che mentre si stava in casa erano tenute liberamente, ma quando si doveva fare un lavoro o si doveva camminare venivano cinte ai fianchi. Si usava una cintura per tirarle su perché esse non fossero di impaccio sia nel servizio che nel cammino. Oggi Gesù ci direbbe: non potete stare continuamente in pigiama, non potete avere sempre le ciabatte o gli infradito, dovete essere pronti a servire. E dovete essere non solo pronti a servire, ma sempre svegli, sempre attenti. Ecco perché al mio fianco abbiamo messo un oggetto, simbolo del servizio, e una lampada accesa, simbolo della luce che sempre deve brillare in questa casa. Non ci potrà essere un momento in cui le luci si spengono e fuori della porta appare il cartello "Non disturbare, stiamo riposando". Sempre dobbiamo essere attivi, sempre dobbiamo essere all'opera. A dire la verità, un servo non era tenuto ad essere sveglio durante la notte, ad essere sveglio mentre arrivava l'alba. Questo era un di più ed era dettato dalla passione, dalla gioia di attendere il ritorno del padrone per poter incontrarlo, per poter restaurare, riprendere la relazione con lui. Come la sposa del Cantico dei Cantici, i servi di quella casa dicono: dormo, ma il mio cuore veglia. Come fa una mamma che è a dormire nel suo letto, ma ha sempre l'orecchio teso per sentire i rumori e le voci che possono venire dalla cameretta dei propri figliuoli. Questo ci chiede il Signore. E se questo accadrà, ecco la splendida immagine di Dio che Gesù ci consegna: il padrone, ritornando a casa, a sua volta si cinge le vesti e si metterà a servire i suoi servi. Quante volte noi pensiamo a un Dio padrone, a un Dio dispotico, a un Dio arrogante, a un Dio che batte i pugni sul tavolo. Gesù ci presenta il volto di Dio come volto di padre, il volto di Dio come volto di sposo e oggi il volto di Dio come volto di servo. Del resto lui stesso, durante l'ultima cena, si cingerà le vesti, si inginocchierà davanti ai piedi dei suoi discepoli e laverà loro i piedi, si metterà al loro servizio. La seconda parabola è molto breve, parla di un ladro che ovviamente non fa sapere al padrone di casa il momento in cui vorrebbe svaligiargli la casa e per questo motivo il padrone deve essere sempre attento. Nella cultura dei rabbini, nella tradizione degli ebrei, l'immagine del ladro non è mai presente, mentre invece nel cristianesimo molte volte questa immagine è presente. L'ha usata Gesù, l'ha usata San Paolo, l'ha usata San Pietro, l'ha usata anche San Giovanni nel libro dell'Apocalisse. Quando tutti quanti ci dicono di stare attenti
al Signore e al giorno del Signore, perché esso verrà come un ladro. Non è una notizia per impaurirci, è una notizia per aiutarci, è un Vangelo, è una bella notizia, è il modo attraverso il quale il Signore Gesù ci dice: state attenti, preparatevi, perché questa cosa può succedere. Il ladro può venire di notte, nella notte dei valori, che anche come società e come Chiesa stiamo attraversando, nella notte in cui dominano l'egoismo, l'orgoglio, la superbia, accendere la luce che ci permette di tenere lontani i ladri significa impostare la nostra vita su ciò che brilla, sulla bellezza, sulla bontà, sulla verità che noi sempre dobbiamo coltivare. E poi l'ultima parabola, introdotta dalla domanda di Pietro. Ma queste cose, Signore Gesù, tu le stai dicendo a noi o valgono per tutti? Le cose valgono per tutti, cari fratelli e care sorelle. Tutti i battezzati, tutti gli uomini, tutte le donne devono essere vigilanti. Tutti gli uomini, tutte le donne, tutti i battezzati devono predisporsi al servizio. Ma fra di loro c'è chi deve fare qualcosa in più, coloro che sono gli amministratori, coloro ai quali la casa è stata affidata, coloro che hanno responsabilità nella Chiesa e nella società saranno chiamati a rispondere più degli altri. Io che sono prete e vescovo, i miei confratelli sacerdoti, chi ha autorità politica e sociale, ha una responsabilità maggiore di cui dovremo rendere conto. A noi verrà chiesto molto di più di ciò che ci è stato dato. Noi forse più degli altri abbiamo conosciuto Gesù e il suo stile, la sua mente e il suo cuore. Più degli altri ne dovremo dare dimostrazione. Dovremo davvero rappresentare il volto di Dio, il volto di Cristo, che è padre, che è sposo, che è servo. E non dovremo tornare alla cultura del mondo antico, al modo di ragionare, di parlare, di agire dell'uomo vecchio, come ci diceva ancora San Paolo domenica scorsa. Dobbiamo essere uomini nuovi e donne nuove. Ma se invece torniamo all'antico, torniamo al vecchio e approfittiamo della nostra autorità, anche del nostro, fra virgolette, potere, per pensare ai nostri comodi, a mangiare, a bere, a divertirci, a trattar male le persone, a picchiarle, a usare violenza nei loro confronti, ad approfittarci delle persone e delle situazioni, il Signore arriverà quando meno ce lo aspettiamo, nell'ora in cui proprio non ci stavamo appiati fuori, ma non da Lui, da noi stessi, da come abbiamo impostato la vita, da dove abbiamo messo il nostro tesoro e quindi il nostro cuore. Insieme con Gesù, questa nostra estate potrà essere un momento bello per cercare la bellezza, appunto, la bontà e la verità. E una volta trovata, una volta accesa la luce della bellezza, della bontà e della verità, essa potrà rimanere accesa per tutto l'anno, che fra non molto ci chiamerà a riprendere le nostre attività quotidiane.